Clozium, incontra il negozium, grazie a LinkedIn. Class Life è andata a curiosare nella sede milanese del professional network più cliccato al mondo, fra chitarre, biciclette e ping pong. LinkedIn Italia compie 4 anni e festeggia l'espansione nel bel paese con 2 nuovi uffici. Il pioniere della digitalizzazione del mercato del lavoro nasce a San Francisco nel 2003. 7 anni dopo sbarca in Italia, diventando sempre più importante a colpi di click. Oggi LinkedIn è il numero 1 fra i social professionali e non sembra intenzionato a fermarsi. I numeri di LinkedIn sono i seguenti: a livello mondiale ci sono 347 milioni di iscritti, in Italia siamo partiti a fine 2011 con poco più di 2 milioni di iscritti e attualmente ce ne sono oltre 8 milioni. A dare il benvenuto un panorama mozzafiato. Dalle vetrate si scorge la torre Unicredit, il bosco verticale e, quando il cielo è terso, si vedono perfino le Alpi. Protagonista ovviamente la tecnologia. Una piattaforma touchscreen permette di fissare appuntamenti o prenotare le bici messe a disposizione per i meeting in giro per la città. Una squadra positiva, dinamica ed eco-friendly, quella di LinkedIn, che porta i propri valori anche dentro l'ufficio. Stando agli studi recenti, un ambiente rilassato assicurerebbe una performance professionale vincente e LinkedIn segue proprio questa filosofia. Ambienti di lavoro in un mondo così moderno è ormai cambiato, noi siamo un po' dei pionieri, nel senso che l'ufficio che abbiamo qui a Milano è un ufficio che abbiamo voluto realizzare quasi come se fosse la casa dei nostri dipendenti, che abbiano piacere di venire qui, abbiano dei momenti in cui possono anche rilassarsi, stare insieme alle altre persone. Noi crediamo che il vecchio metodo di avere le persone inchiodate alla scrivania non sia più valido, le persone hanno bisogno di esprimersi e la diversità del team e anche l'ambiente all'interno del quale lavorano è senz'altro un valore aggiunto per le imprese. E poi un angolo di ritrovo con ping pong, calcetto e una PlayStation su un grande schermo, un luogo perfetto per scaricare lo stress o celebrare i successi. Se gli sportivi possono usufruire dello spogliatoio dopo aver fatto jogging, i più creativi hanno a disposizione una collezione di chitarre per strimpellare. Le macchinette del caffè lasciano il posto a una cucina a vista, a disposizione per pause veloci o pranzi di lavoro. E per chiudere bene la giornata, una stanza cantina con luce soffusa, vinili e bottiglie di vino. L'ufficio milanese nasce dalla collaborazione tra LinkedIn e il Prisma, uno studio di architettura specializzato nella progettazione di spazi lavorativi che segue una filosofia all'avanguardia. Metodologia che parte dall'analisi strategica di quella che è l'identità, la cultura dell'azienda e di quelle che sono anche le caratteristiche delle persone che all'interno dello spazio lavorano. Quindi il nostro sforzo è quello di comprendere tutte questi aspetti, queste dinamiche e trasferirle poi all'interno dello spazio fisico, utilizzando lo spazio come leva di management per fare in modo che le persone si identifichino e vivano lo spazio sentendolo proprio.